Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Un Corto d'Arte, tutta dedicata al mondo delle maschere. Ne avete mai indossata una? Ma soprattutto, vi siete mai chiesti qual è il significato celato al di sotto di questi oggetti? Sicuramente saprete che la maschera è un oggetto che viene utilizzato portandolo di fronte al volto di un individuo. Le maschere possono essere di diverse forme, dimensioni, colori e materiali, ma soprattutto avere differenti significati a seconda della cultura che le utilizza o del periodo storico in cui ci troviamo. Le maschere possono così avere un significato rituale, bellico o di intrattenimento. Ad esempio, in ambito rituale, una maschera può donare a chi la utilizza una serietà funerea o una matta giocosità. In ambito bellico, invece, vengono utilizzati per proteggersi o spaventare i nemici. In ambito teatrale, viene utilizzata invece per dare un'immediata caratterizzazione all'attore che è appena entrato in scena. Infatti, per i latini, un attore veniva indicato con la parola maschera teatrale, che significava persona, quasi come per voler dire che la vera identità di un individuo è celata al di sotto di una, o come direbbe Pirandello, 100.000 maschere. Quindi l'uso di celare il proprio viso al di sotto di una maschera, donandogli allo stesso tempo sembianze diverse, è antichissimo. Attraverso le epoche e i continenti, infatti, la maschera ha risposto al bisogno dell'uomo di trasformare o dissimulare la propria identità. Se pensiamo ad esempio agli egiziani che realizzavano delle maschere funerarie forgiate in sottile lama d'oro, che avevano la funzione di conservare nel tempo le sembianze dei nobili defunti. Per i greci invece la maschera aveva un'importanza notevole per le rappresentazioni teatrali. Gli attori della tragedia greca infatti recitavano con il volto coperto da grandi maschere che servivano per la caratterizzazione e rendere riconoscibile ogni personaggio. Nel continente africano invece la maschera assume un valore centrale all'interno della tradizione tribale. Le maschere africane infatti hanno da sempre una valenza spirituale e molto spesso vengono associate a danze e musica per lo scopo di dar vita a dei veri e propri rituali. Infatti, colui che indossa una maschera diventa una specie di sciamano, uno strumento che permette al proprio villaggio di mettersi in comunicazione con gli dèi, con gli antenati, i defunti, gli animali o gli spiriti della natura. Lo stesso pittore cubista Picasso fu rapito dalla maestosità e potere che queste maschere sprigionano a tal punto che si dice che lo abbiano ispirato per alcune delle sue opere. Ma se culturalmente parlando la maschera ha avuto ed ha tuttora un ruolo fondamentale nelle diverse società, allora come possono utilizzarla nei propri lavori degli artisti contemporanei? Guardiamone insieme come al solito tre. Ma se ancora non l'avete fatto, io vi invito a seguire il canale ed attivare la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Laura Lima, brasiliana di nascita, ha a cuore il concetto di interazione tra opera d'arte, spazi abitati e persone. Nella sua serie Nomads, l'artista presenta maschere in cui i volti mostrano antichi paesaggi dipinti, molto probabilmente risalenti a secoli antecedenti al nostro, piuttosto che utilizzare delle sembianze umane. Nel momento in cui queste maschere vengono indossate o appese a parete, l'effetto che suscitano noi è surreale e liberatorio, perché invece di guardare un altro volto, noi guarderemo uno spazio pittorico. Molto probabilmente la visione di un paesaggio interno o della mente, innescando così in noi un senso di confusione e anche di smarrimento. Lo svizzero Christoph Hefti invece divide il suo tempo tra design, moda ed arte, dove realizza principalmente delle video installazioni che vengono mostrate negli spazi d'arte di tutta Europa. L'amore dell'artista per i tessuti artigianali lo ha portato a riscoprire l'interazione diretta tra il design e l'artigianato ed è rimasto soprattutto affascinato dell'uso dei materiali tradizionali in un contesto più contemporaneo. Si è avvicinato così alla tradizione mistica e rituale del tessuto ed ha realizzato un'opera tessile chiamata World Mask, in cui attraverso vari tipi proprio di tessuto costruisce una maschera composta da maschere utilizzate a scopi solitamente rituali, spirituali o carnevaleschi, che ha visto in numerosi dei suoi viaggi. L'artista, scrittrice ed educatrice Janine Anderson lavora principalmente con la tecnica del collage per esplorare al meglio la frammentazione e la forza dell'immagine. Il suo motto può essere semplificato in italiano in «Voglio che le mie opere sembrino davvero dure e forti».
Nella serie di opere dal titolo Meaning Structure, l'artista realizza delle maschere di tessuto che, una volta posizionate sul volto del modello e fotografate, oscurano ed eliminano completamente tutti i tratti distintivi e fondamentali che ci permettono di percepire e osservare accuratamente l'aspetto fisico ed emotivo del soggetto che le indossa. Abbiamo quindi visto come tre artisti indossano ed esplorano la maschera in maniera differente l'uno dall'altra. Ma voi siete pronti a lasciarvi ispirare da questi artisti e creare la vostra personale maschera? Avremo bisogno di stoffe di diverso tipo e dimensione. Ricordate sempre di toccare le stoffe e guardarle al dritto e al rovescio. Degli scarti di altre stoffe. Colla. Un pastello a cera bianco o della matita per disegnare sulla stoffa e delle forbici, possibilmente a punta arrotondata. Siamo pronti a partire. Ho preso un lungo pezzo di stoffa nero e l'ho aperto sul tavolo. Una volta deciso il modello di maschera, ne ho disegnati i contorni con un pastello a cera bianco. Nel mio caso ho deciso di fare una maschera che copre solamente gli occhi, un po' come quelle di alcuni supereroi o di Zorro. Una volta disegnata, ho preso le forbici e ho ritagliato la stoffa. Se non riuscite a farlo da solo, non vi preoccupate e chiedete aiuto a dei genitori. Terminata la maschera, non ci resta altro che renderla personale. Ho preso gli altri pezzi di stoffa che avevo selezionato, lasciandomi ispirare soprattutto da come questi materiali risultassero al tatto. Una volta scelti, ho tagliato delle gocce e le ho posizionate sulla maschera. Una volta soddisfatti della composizione dei nostri pezzi di stoffa, non ci resta che incollarli. Mi raccomando, utilizzate una colla per tessuto e proteggete sempre il piano di lavoro. Ed ecco che una volta asciutta la nostra maschera non ci resta che indossarla. Ricordate che le maschere possono essere di forme sempre differenti e fatte con materiali differenti. Vediamo insieme quella realizzata da Rita. Ed ecco così che Rita ha deciso di utilizzare come strumento la carta e ispirarsi alle opere di Gianina che abbiamo visto in precedenza per realizzare una maschera che coprisse quasi interamente il volto e gli occhi. Ci sarebbe ancora molto da dire sulle maschere e sul loro utilizzo all'interno della storia dell'arte, passata e presente, ma per oggi ci fermiamo qui, con la possibilità di tornare sull'argomento in seguito. Io vi saluto e non vedo l'ora di accompagnarvi nel prossimo itinerario dell'arte. Ciao!